Sì, buonasera direttore, complimenti, grazie. Neo presidente delle Marche, grazie. Fratelli d'Italia. Sì, Fratelli d'Italia, centrodestra. La coalizione di centrodestra in questo caso, anche in questo caso, era unito. Lei ci aveva già riprovato nel 2015, ma in 5 anni è cambiato tutto, ma anche rispetto all'anno scorso. Fratelli d'Italia qui era quasi al 6%, oggi è alla pari con la Lega, che l'anno scorso all'Europea aveva preso il 38%. Beh, quelle erano le elezioni europee, queste sono state, sono le elezioni amministrative, sono due competizioni diciamo diverse, però sicuramente Fratelli d'Italia ha fatto un ottimo risultato, perché è un partito che guarda i territori e sa cercare di interpretare, ma come tutta la coalizione di centrodestra, le esigenze dei territori. Una coalizione, mi permetto di dire, unita, coesa, che addirittura si è ampliata con delle forze civiche e con delle energie del territorio, cercando di includere tutte quelle che erano le proposte e le capacità di portare un valore aggiunto nella coalizione di centrodestra. A differenza dell'altro candidato di Fratelli d'Italia, Fitto, lei ha una storia di militanza di fatto all'interno, prima di AN, PDL, poi Fratelli d'Italia, è stato sindaco, consigliere regionale, mentre Fitto faceva parte di quel progetto di allargamento di Fratelli d'Italia. È un progetto quello che deve essere perseguito o bisogna seguire invece, questo voto ci dice che bisogna seguire più un percorso identitario, diciamo? Ma guardi, io credo che bisogna guardare le elezioni amministrative vanno sempre guardate elezione per elezione, territorio per territorio, quindi non c'è una regola che vale per tutti. Io credo che comunque la capacità di allargare, di coinvolgere, di includere è sempre un valore positivo, perché la politica la si fa guardando avanti e cercando di garantire una visione e una programmazione, una capacità di saper interpretare il maggior possibile le esigenze dei territori e dei cittadini. Certamente stando coerenti e cercando di essere anche lineari nei propri atteggiamenti, ma nei limiti della coerenza e della linearità è giusto includere tutte le energie e le capacità che poi tanto di più nelle elezioni amministrative possono convergere, perché le elezioni amministrative trattano di problemi di infrastrutture, di servizi, e quindi credo che le divisioni, la sanità, la ricostruzione nel caso della nostra regione, che è sicuramente molto importante. Direttore, domande da studio? Sì, una, Quaroli, buonasera. Non le farò domande che le ho già fatte in passato e anche in privato riguardo a quella famosa cena, né ad altro. Però lei dice che non ha nulla a che fare, ha fatto delle pronunce molto chiare sulla democrazia e il fatto che non bisogna avere nostalgie del passato, lo dico perché sennò sembra che non vogliamo fare quelle domande. Però le voglio chiedere una cosa invece completamente diversa. Lei ha parlato anche in privato questo pomeriggio con Giorgia Meloni. Siete delusi del risultato complessivo? Era stata anche la Meloni a parlare di 5-2, 6-1 e cose di questo genere. Invece in realtà il suo è l'unico vero successo in rimonta, diciamo, rispetto alla precedente gestione di una regione. C'è delusione per voi? Ma guardi, noi siamo sicuramente concentrati nella nostra regione, siamo felici per il risultato ottenuto nella nostra regione, quindi io con Giorgio Meloni ho parlato della regione Marche, poi non ho avuto il tempo e il modo di potermi confrontare su altro. Certamente magari le aspettative sarebbe stato meglio per il centrodestra la vittoria anche nelle altre regioni, però con lei non so dirle lo stato d'animo, perché devo dire che abbiamo parlato solo della nostra regione e di questo successo, che è sicuramente molto importante. Ed è legittimo, a Quaroli. Anche se, legittimo. Direttore, sì. La Meloni... Prego, dimmi. Giorgia Meloni ha sottolineato che, stante ovviamente, vediamo se i numeri lo confermeranno, l'unico partito, mi sembra tra tutti, che cresce da nord a sud. Sì, però sembrano quelle cose un po' della Prima Repubblica, con tutto il rispetto. Siamo cresciuti rispetto alle comunali, alle cose. Cioè, in realtà il dato complessivo del centrodestra è,
non è soddisfacente. L'unico davvero motivo di soddisfazione, oltre alle conferme a valanga di Zaia e sontuosa di Toti, l'unico elemento di soddisfazione è proprio la vittoria di Acquaroli. Poi ci sono sicuramente i dati meno confortanti. Fra l'altro ci stanno ascoltando sia Caldoro sia Fitto, e quindi si sa che c'è una parte di, come dire, di delusione, è legittima. Poi è vero che per quanto riguarda il risultato delle Marche è da incorniciare dal punto di vista del centrodestra. L'ha avvantaggiata, l'ultima domanda, poi appunto ci sono molti altri che attendono. Acquaroli, l'ha avvantaggiata il fatto che PD, cioè centrosinistra, e 5 Stelle non solo non si siano presentati insieme, ma abbiano abbastanza battagliato tra di loro? Ma guardi, io le ripeto e le dico quello che abbiamo detto in tutta la campagna elettorale. Io credo che al di là delle formazioni i cittadini guardino i programmi, guardino la capacità di saper interpretare quelle che sono le esigenze dei territori. E credo che nella nostra regione, più che le coalizioni e gli schieramenti, i cittadini abbiano visto quello che ha prodotto 25 anni di governo di centrosinistra, quello che ha prodotto in termini di riforma sanitaria, quello che ha prodotto in termini di ricostruzione, di infrastrutture, di capacità di dare lavoro e sostenere l'imprenditorialità della nostra regione. Quelli credo che siano stati i dati più importanti su cui confrontarci al di là degli schieramenti. Poi vediamo anche in Italia che dove magari il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle sono stati insieme, tipo in Umbria e in Liguria, i risultati non hanno visti vincenti. Credo che al di là degli schieramenti bisogna tornare fortemente a dare le risposte alle priorità dei cittadini e dei territori. Grazie, grazie.